titolo è una citazione letterale di un brano scritto con la matita copiativa su un quaderno di quelli antichi, con una nave in copertina e le righe fini fini che si usavano una volta negli anni 20-30 a scuola, di Silvio Agostini. Lui fa un'escursione invernale solitaria alla Tosa nel mese di gennaio e dice: so benissimo che fare, che andare in montagna d'inverno è una cosa da imprudenti, però è talmente bello che fa sì che noi si faccia talvolta gli imprudenti. Il sottotitolo è anche una citazione letterale invece di una frase scritta da mio nonno, Rudatis, che dice: si aprono dei nuovi orizzonti per noi animi assetati di altezza ed infinito. A me piace pensare che sia un ritratto generazionale, perché aprendo questa cassa di ricordi che è passata attraverso le generazioni, quando è morto Silvio Agostini, tutte le sue cose sono state messe in una valigia. Questa valigia è stata conservata da sua madre, poi è stata conservata da suo fratello, poi è stata conservata da mia nonna, da mio padre e infine è arrivata a me. Quando ho aperto questa valigia è stato come aprire il vaso di Pandora. Non c'erano solo carte, non c'erano solo foto, negativi, gli oggetti, gli stemmi, i distintivi, quello che mio fratello definisce l'aspetto di una personalità compulsiva, ma è uscito anche Silvio Agostini nella sua personalità e con lui sono uscite le personalità dei personaggi che gli erano a fianco della sua generazione. Loro davano un valore all'alpinismo, mettevano nell'alpinismo dei valori, che sono dei valori completamente diversi da quelli che ci sono stati dopo. Per loro la cima non era il fine, il solco tracciato da loro è un solco ricco di valori, ricco di pensieri. Era un tempo in cui non esisteva la psicologia, quindi loro davano risposte filosofiche e io credo che cercare delle risposte che siano filosofiche non sia mai sbagliato.